Egli ha dato autorità di cacciare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del maligno. Dice di mandate, guarite gli infermi, anche se berrete qualcosa di mortifero non farà alcun male, e così via. E poi Gesù un giorno diede mandato. Una cosa è andare, una cosa è ricevere il mandato. Matteo capitolo 10, versetto 5, la proiezione demolite quello che avevo dato perché ho cambiato messaggio, quindi dimenticate tutto quello che avevo dato. Matteo capitolo 10, versetto 5 dice, questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini, non consigli. Quindi Gesù manda i dodici e gli dà degli ordini. I dodici non sono andati, ma sono stati mandati. C'è differenza tra mandato e andare. Ovvero io posso andare da solo senza ricevere il mandato. E oggi vediamo che ci sono tante filosofie evangelicali, ma non hanno niente a che fare con l'Evangelo, che molti vanno senza ricevere il mandato, vanno da sé. Ma Gesù, la Bibbia dice, questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. Non andate tra i gentili, non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E poi dice, andate e predicate dicendo, il regno di Dio si è avvicinato a voi, ovvero il regno dei cieli. E quando parla del regno dei cieli sta parlando del regno di Dio, perché ci sono tre cieli. C'è il primo cielo, quello che noi vediamo, il cielo azzurro, cielo nuvoloso, cielo stellato. Poi c'è un secondo cielo, che è il cielo dove ci sono i demoni, signorie, principati, dominatori del mondo di tenebre e cose di questo genere. E poi c'è il terzo cielo, dove c'è la meravigliosa presenza di Dio. Quindi i dodici ricevettero un mandato di andare a predicare la verità, che c'è un cielo, quello che noi vediamo, c'è un altro cielo, il secondo cielo, dove ci sono principati, signorie e dominatori del mondo di tenebre, che ovviamente questo cielo domina il secondo e per certi versi domina anche la terra, ovvero le persone che sono sulla terra. E poi c'è il terzo cielo, per questo è importante che conosciamo i tre cieli, primo, secondo e terzo. Perché molti di noi, tante volte anche nella Chiesa, ignoriamo il secondo cielo. Non se ne parla. Il secondo cielo, Satana è decaduto dal cielo, quindi è sceso dal terzo al secondo livello, e un terzo degli angeli sono decaduti, hanno seguito Satana e sono rimasti, sono diventati demoni e sono nel secondo cielo. Questi dominano territori, dominano città, dominano quartieri, dominano famiglie e portano malattie, portano infermità, portano tumori, portano depressione. Non so se ci avete fatto caso che in alcuni territori della nazione dell'Italia vai in determinati posti e le persone sono tutte depresse. Vai in alcune città, le persone soffrono, sono tutti malati di cancro. Cioè, ma come mai in quel territorio le persone stanno così tutte depresse? O come mai là ci sono tanti suicidi? O come mai in Sicilia c'è la mafia? O come mai a Napoli c'è la camorra e cose di questo genere? Perché ci sono demoni che governano l'uomo naturale. Dice che è l'uomo, perché un uomo contamina un altro uomo. Un uomo contamina un altro uomo, e la ragione, ovvero la mente umana, dice che perché gli uomini si contaminano, perché ci sono demoni. Demoni di depressione, demoni di suicidio, di malattie, di infermità, di ansia, di povertà, di miseria. E ovviamente poi c'è il terzo cielo, dove noi dobbiamo attingere alla meravigliosa presenza di Dio e dobbiamo portare la verità. E Gesù diede mandato ai dodici e dicendo, andate a predicare il regno dei cieli, e poi dice, guarite gli infermi. Mondate significa mandate liberi i lebbrosi, risuscitate i morti e scacciate i demoni.
Ora la mia domanda, fatemelo dire, sorge spontanea. Non era il messaggio che avevo predicato per questa sera, che avevo preparato per questa sera. Ma mentre ero qua ha detto no, Signore, perché io sto desiderando vedere, lo Spirito Santo mi ha ricordato delle promesse che lui avrebbe visitato questo luogo, che lui avrebbe fatto miracoli. Ha detto no, no, Signore, non, davanti a determinate situazioni, non, Signore, dimmi, io voglio vedere il soprannaturale manifestarsi. Non voglio, Signore, ancora, come dire, stare là, ma voglio vedere opere prodigiose manifestarsi in mezzo a noi. E Gesù diede mandato e dice guarite gli infermi. Chi è un infermo? Un infermo è una persona immobilizzata, ferma. Poi dice, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti e scacciate i demoni dalle persone. Guarite i malati. Ci sono malati, ci sono infermi, ci sono lebbrosi, ci sono morti e ci sono anche demoni. Allora dobbiamo avere il discernimento spirituale tra infermità, tra malattia, tra azioni di demoni. Quello che molto spesso noi invece non conosciamo. Allora, chi è che ci dà discernimento di questo mondo spirituale? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci dà discernimento quando noi abbiamo comunione con Lui. Ma se non abbiamo comunione con Lui, Lui non ci può dare discernimento spirituale. E quindi tante volte una malattia la confondiamo per l'infermità o l'infermità per una malattia. E una persona che ha una malattia la scambiamo per un'azione di demoni. E quindi è importante che ciascuno di noi abbiamo intendimento del mondo spirituale. Ok? Quindi è importante il mandato che diede Gesù, dice guarire infermi. Ci sono infermi qua questa sera, siamo pronti per lo Spirito Santo, è pronto per guarire. Ci sono lebbrosi, c'è ovvero malattia alla pelle, lo Spirito Santo ti ha guarito, dove sei? C'era una persona che aveva malattia alla pelle, è stata rapita là, ok. Pensavo, ho detto, non soltanto è stata guarita, ma pure è stata rapita, tutte cose insieme. Poi risuscitate i morti. A volte... Una volta ho fatto una scenetta, non mi ricordo se è stato un mercoledì, ricordo una volta, fatemi raccontare questo, eravamo in una riunione in casa, allora si facevano le riunioni in casa a Palermo, quelle che oggi noi chiamiamo connection, e si parlava con alcuni fratelli, alcune sorelle e dicevamo wow, resuscitare i morti, vogliamo vedere questa manifestazione bella, vogliamo vedere i paralitici alzarsi, vogliamo vedere i ciechi vedere, vogliamo vedere i sordi udire, vogliamo vedere i muti parlare e così via. E poi si è parlato dei morti. E mentre si parlava siamo scesi più in profondità e ho detto senti un po', ma se Dio ti dovesse usare per andare a pregare per il morto e il morto si alza, tu cosa fai? Quello ci ha riflettuto, dice ma veramente io me ne scappo. Perché non siamo abituati a questa cosa, neanche se ne parla. E quindi non parlandone non c'è conoscenza, non c'è desiderio. Ma la prima chiesa era qualcosa che faceva. La prima chiesa, i primi apostoli era qualcosa che praticavano, avevano discernimento, tant'è che la Bibbia dice in Atti al capitolo 9 versetto 20, 32, dice ora avvenne che mentre Pietro percorreva tutto il paese, quindi non stava solo a Campoformido, percorreva tutto il paese, dice venne anche dai santi che si trovavano a Campoformido. Qui trovo un uomo di nome Enea che già da 8 anni giaceva in un letto perché era paralitico. E Pietro gli disse semplicemente, Enea, Gesù il Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Ora pensate un attimino alla franchezza di Pietro. Pietro non ha fatto, non ha iniziato a parlare in lingua, manifestati Spirito Santo, non ha mandato sms alla chiesa,
non ha mandato email, non ha mandato messaggi su WhatsApp, né su Telegram, né su Twitter, dire: oh ragazzi, preghiamo perché qua c'è un miracolo, c'è uno paralitico e quindi devo andare a pregare per questo, pregate, supportatemi. Ma Pietro si regò da questo qua e gli disse soltanto: Gesù il Cristo ti guarisce, alzati e mettiti subito a lavorare. Rifatti il letto. Il paralitico, sì, la Bibbia dice, egli subito si alzò. Dice: tutti gli abitanti di Campoformido e di Pasian di Prato, paesi vicini, no? Lo videro e si convertirono al Signore. Lo ripeto. E tutti gli abitanti di Lidda, qua dice le scritture, dicono di Lidda e di Saron, lo videro e si convertirono al Signore. Origno, in Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì. E dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore, e poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro senza indugio, senza dubitare, subito. Per favore, non state qua a discutere, vieni subito. Pietro dunque si alzò e partì con loro. Appena giunse, lo condussero nella stanza. Ascoltate questo, per favore, perché è molto importante. Appena giunse, lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva mentre era ancora in vita con loro. Pietro allora, ascoltate questo versetto 40, Pietro allora, fatti uscire tutti, si pose in ginocchio e pregò. Poi, rivoltosi al corpo, lo spirito quindi non c'era più, disse: Tabita, alzati. Ed ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise a sedere. Ora, perché Pietro fece uscire tutti dalla stanza? Ve la siete fatta mai questa domanda se avete letto questo episodio? Perché Pietro mise a tutti fuori? Perché le persone che erano là creavano un'atmosfera nell'ambiente di incredulità. Perché si mettevano là a guardare, vediamo dietro la porta, vediamo, fammi vedere, fammi vedere a me, aspetta, fammi vedere, ma veramente, ma come fa a guarirla, quella è già morta, ma perché queste cose, è uno scandalo, ma perché, no, non è giusto, ma perché sta morendo, prendiamoci cure, c'è la bara, abbiamo speso 3.000 euro di bara, ormai il funerale è tutto preparato, c'è la festa, i fiori, le ghirlande, il mazzo, il cuscino, no, ma perché tutto questo? A volte accade anche a noi così. Ti è mai successo? A me mi è successo in diverse conferenze che sono state, che quando si ministrava, lo vedo anche a volte qua, che quando si sta ministrando su una persona che sta male, so, non lo fate voi, ma qualche altro che c'è stato prima, piuttosto che pregare ed intercedere perché lo Spirito Santo potesse manifestare la sua potenza e le persone siano guarite, stiamo a guardare, vediamo se è vero e se succede. È scritturale quello che succede? Ma è in accordo alla parola di Dio? E succede adesso? E passa? E non passa? Allora queste cose creano incredulità nell'atmosfera, e siccome lo Spirito Santo tante volte non vuole scandalizzare, non si sente onorato, lui non opera. Allora è importante che, siccome è un mandato che Gesù diede alla Chiesa, non diede soltanto ai dodici, ma lo diede a tutti coloro che avrebbero creduto in Cristo Gesù, che avrebbero imposto le mani agli infermi e questi guariranno, noi dobbiamo credere. Io credo che quando impongo le mani sulle persone vengono guarite.
Io ci metto fede, qualunque sia il male, dalla febbre al dolore, all'infiammazione, alla dermatite, un cancro, qualunque cosa sia, una leucemia, qualunque cosa sia, io credo perché non mi appoggio su me, ma mi appoggio su quello che dice la parola di Dio. Ok? E quindi questo è quanto Gesù dice, e ringrazio Dio perché oltre a tutto questo ho ricevuto mandato di andare. Quindi non sono stato mandato, non sto facendo, come dire, il mio servizio abusivamente, ma ho un ministro che mi ha coperto spiritualmente, che mi ha dato mandato, ha confermato quello che la parola di Dio dice, e quindi ho pieno, come si suol dire, pieno potere, piena copertura di poter fare quello che dice la parola di Dio in accordo alla sua parola, e desidero che queste cose possano accadere. Perché la Bibbia dice che quando a Ioppe Pietro guarì quel Enea, dice tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora è vero che la Bibbia dice che beati coloro che credono senza avere visto. Beati significa io ho creduto, anche se non ho visto, ma comunque sì, io ho creduto, io ci credo. Ma seppure ci vogliono le opere per credere in Cristo Gesù, che vengano. Però non dobbiamo limitare lo Spirito Santo perché le opere non si compiano. Perché il mandato che diede Gesù è, disse, andate. Per far cosa? Per guarire. Per mandare lebbrosi, per risuscitare i morti e per scacciare demoni. Allora la Chiesa di Cristo Gesù deve muoversi nel soprannaturale. Deve muoversi guidata dallo Spirito Santo perché queste cose accadono. Perché io non credo che se tu vivi con una malattia, con un infermo, sei infermo, sei povero, non hai soldi, vivi sotto il gioco del diavolo, sei allegro per poter lodare Dio. Non credo che tu sei gioioso per poter lodare Dio e dire wow, Dio. Sai, lo zoppo quando è stato guarito manifestò la gioia perché entrò nel tempio con Pietro e Giovanni lodando e benedicendo Dio per quello che era avvenuto nella sua vita, e tutti quelli che erano nel tempio guardarono quello zoppo e cosa fecero? Iniziarono a credere, non più nella religione, né più nel sistema, ma iniziarono a credere in quel nome di Cristo Gesù. E iniziarono a seguire Pietro e Giovanni insieme allo zoppo perché c'era stata una manifestazione tangibile di un uomo che era zoppo, era paralitico fin dalla nascita e Dio, lo Spirito Santo lo ha guarito. E là iniziò una rivoluzione, perché voi sapete tutti che quando lo Spirito Santo si muove, quando opera il soprannaturale, i demoni iniziano anche a scatenarsi. Tant'è che hanno portato nel Sinedrio Pietro per essere giudicato con Giovanni, hanno interrogato lo zoppo, il paralitico, scusate, e gli hanno detto, ma io so una cosa, che io non camminavo, adesso cammino. Hanno interrogato in un'altra occasione quando Gesù ha guarito il cieco che ci vedeva, dice una cosa, so che non ci vedevo dalla mia nascita e ora ci vedo. Quando sai il problema dove sta, la paura, tante volte che i demoni iniziano a manifestarsi e abbiamo paura di operare nel soprannaturale, uno perché non lo conosciamo, non abbiamo ascoltato, non ci fidiamo di Dio e dopo mettiamo in discussione la parola, e la terza cosa che noi facciamo, abbiamo paura della persecuzione. Perché tutti coloro che operavano segni, prodigi e miracoli, cosa accadeva? Accadeva che subito dopo c'era una persecuzione. Pietro con Giovanni furono portati nel Sinedrio per essere giudicati. C'era il Sinedrio, venivano messi là e dovevano essere giudicati. E Pietro e Giovanni hanno detto, cosa abbiamo fatto di male? Abbiamo mandato libero soltanto una persona che era inferma. A Gesù i farisei cosa facevano? Tu operi nel giorno di sabato. E Gesù cosa ha detto? Dice, ma se ti cade un asino nel pozzo il giorno di sabato lo lasci là, lo lasci morire?
tu non lo liberi. Allora c'è un sistema religioso. Da che parte stiamo? Dalla parte di Dio o dalla parte del sistema religioso? La Chiesa di Cristo Gesù, fratelli, dobbiamo credere nel soprannaturale. Dobbiamo desiderare il soprannaturale. Dobbiamo desiderare la manifestazione dello Spirito Santo, perché la Chiesa di Cristo non è un club, non è un'associazione di persone. La Chiesa di Cristo sono seguaci di Cristo Gesù. Gesù diede mandato: voi farete opere maggiori di me. Ora, quanto noi ci crediamo, o per meglio dire, quanto stiamo desiderando vedere malati guariti, matrimoni risanati, giovani che escono dalla droga e si convertono al Signore, persone liberate dalla depressione, persone strappate dalla prostituzione, omosessuali riprendere la propria identità, la giusta identità di Cristo Gesù. Ma fratelli miei cari, ma stiamo desiderando, fermiamoci, rilassiamo, stiamo desiderando questo? Riflettiamo, non dirlo a me, ma dirlo a te stesso e a Dio. Ma stiamo desiderando questo o non lo stiamo desiderando? Stiamo desiderando quelle persone che sono malate qua su questo territorio di mente, che dipendono continuamente dal centro di salute mentale, vederle guarite, liberate e gioire il Signore? O stiamo ancora a discutere ancora su cose elementari, dove le scritture ci parlano chiaramente del mandato che la Chiesa ha avuto? Ciascuno di noi, dentro ciascuno di noi, nel momento in cui abbiamo detto a Gesù: sì Gesù, io ti ricevo, spiritualmente è stato depositato un grande potenziale dentro. C'è un grande potenziale dentro la vita di ciascuno di noi. È come dire, è stato, tu hai un testamento lasciato, un'eredità che Dio ti ha, che tuo nonno ti ha lasciato, il tuo bisnonno ti ha lasciato, lo sai, ma non vai mai dal notaio a prenderti l'atto per usufruire di quel testamento, di quei beni. Lo sai, sei là, sai di essere ricco, ma vivi da povero. È come quella storiella di una donna che aveva lavorato continuamente, aveva servito fedelmente in una famiglia ricca, e quella famiglia gli aveva fatto un assegno con tanti zeri, gli aveva lasciato un'eredità, e quella donna dice: wow, devo fare un quadretto. Non conosceva, era un assegno che gli aveva lasciato una grande eredità. Quella donna gli aveva fatto un quadretto e l'aveva appeso, e un giorno gli andarono, si ammalò questa donna, era a letto, gli andarono a fare visita e hanno detto, dice: wow, lei viveva da povera, in una casa sporca, in una casa piccola. E quelle persone, quando arrivarono, hanno detto, hanno visto quel quadretto, hanno detto, dice: ma questo è tuo? Dice: sì. Dice: sai, io ricordo, me l'hanno lasciato la famiglia dove io lavoravo. Dice: ma guarda che questa è una grande eredità che ti è stata lasciata, se tu vai in banca a depositare questo c'è una grande eredità. Ma tu ti immagini cosa? Quella donna aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita da povera, pur essendo ricca. E mi sa tanto che i cristiani ci siamo abituati pure così: pur essendo ricchi viviamo da poveri. Ci avete fatto caso? Che Cristo ti ha arricchito. E tu pensi, quando Cristo ti ha arricchito, devi avere il portafoglio. Scusami, troppo grosso. Mi dai il tuo portafoglio, per favore. E tu pensi che quando Cristo ti ha arricchito, devi avere la tasca gonfia così. No? Non ti preoccupare, devi avere la tasca gonfia così. Perché Cristo mi ha arricchito, e dice: wow, che portafoglio che c'ha pieno. Wow, è visibile, no? Perché tu vedi che questo c'ha, cioè, vedi il portafoglio, dice, questo c'ha i soldi, è veramente ricco. Perché abbiamo formattato la nostra mente alle cose visibili. Ma la grande ricchezza che Cristo ti ha fatto è stata depositata nel tuo spirito, attraverso il tuo spirito deve essere trasformata la tua anima, la tua mente, le tue emozioni, le tue priorità.
Devi conoscere il potenziale che c'è dentro di te, l'autorità che Dio ha messo dentro di te per mezzo di Cristo Gesù. E quando c'è una situazione demoniaca, tu devi prendere autorità sulla situazione demoniaca e devi dire al demone: vattene ora nel nome di Gesù. Non lo fai perché hai la tasca piena, perché con i soldi non puoi acquistare il regno di Dio. Con le ricchezze di questo mondo non puoi acquistare il regno di Dio. Il regno di Dio si riceve come dono per mezzo di Cristo Gesù. È un'eredità. La Bibbia dice che nel momento in cui noi apriamo il nostro cuore a Cristo Gesù, diventiamo eredi di Dio e coeredi, abbiamo la stessa parte. Io con Lui ho la stessa parte. Io ho qualche anno in più, ma abbiamo la stessa eredità. Cristo con me ha la stessa autorità, la stessa parte. Quello che Cristo fece lo posso fare pure io. Anzi, tu hai una vita maggiore di 33 anni rispetto a Cristo. E tu ed io possiamo fare su questa terra cose maggiori di quelle che Cristo fece. Tu hai la macchina, Cristo non l'aveva. Tu hai la possibilità di prendere l'aereo e in 2 ore essere all'altro capo dell'Italia. Gesù non l'aveva, doveva camminare a piedi, ci voleva tempo. E lui, malgrado camminava a piedi, non si stancava, non si affaticava. Noi, malgrado ci porta l'aereo, siamo stanchi e depressi. È come se noi ci mettessimo nell'aereo e spingessimo l'aereo per volare. E dice: mamma mia, questo gigante devo spingerlo. Devo andare in chiesa, mamma mia, non ce la faccio, devo farmi 20 chilometri per andare in chiesa e non ce la faccio, sono stanco, mi devo mettere in macchina, ho lavorato tutto il giorno, è giusto che mi riposo, la domenica è giusto che sto a letto perché sono lavorato tutta la settimana. Ascolta, con questo modo di credere non vedrai mai la potenza e la manifestazione del regno di Dio. Devi desiderarlo, devi cercarlo. Cercate ardentemente cosa? Il regno di Dio. Fammi dire questo e poi ti voglio lasciare. Non che me ne vado, no, sono ancora qua. Mi dovete ancora, vi devo insegnare tante cose. Se il Signore me lo permetterà, vi devo insegnare tante cose ancora. L'offerta dopo la facciamo, non ti preoccupare, non ha importanza questo, so che siete persone fedeli. Luca capitolo, adesso possono orare quelli della proiezione. Luca capitolo 12 versetto 30, la Bibbia dice: tutta l'umanità si affanna ogni giorno per queste cose, per il cosa vestirsi, cosa mangiare, cosa fare questo, cosa fare quell'altro, cosa fare quell'altro. E l'umanità si affanna, la Bibbia dice, ogni giorno per le cose terrene. Ma, ascolta, Gesù, che bello questo. Un altro giorno ve lo predico. Che bello questo. Fatemi sedere un poco, così mi fa anche una foto. Quando Gesù venne, ragazzi, è venuto per riconciliare l'umanità al Padre. E che bello quando Gesù parla ai discepoli e gli dice per la prima volta il Padre. Lui sapeva di essere il Figlio, ma stava dando una buona notizia ai discepoli dicendo: ma il Padre vostro. Significa che Gesù stava in quel momento dicendo ai discepoli: guarda che tu non sei più orfano, tu c'hai un Padre nel cielo. Quelli che sono orfani si affaticano per le cose di questa vita. Ma Gesù stava dicendo: voi siete diventati ora figli e voi non vi dovete occupare delle cose di questa vita, voi vi dovete occupare delle cose riguardanti il regno di Dio. Voi, il vostro Padre non è lo spirito di questo mondo.
Il vostro padre adesso è Dio, mio padre è pure tuo padre. Gesù stava insegnando ai discepoli appositamente questo. E se andate a leggere Matteo 6, i primi versi del versetto 18-19 di Luca 12, ma non li leggo per una questione di brevità, dice: tutta l'umanità si affatica ogni giorno per queste cose, di che vestire, di che mangiare, cosa devo fare. Tutta l'umanità fa tutto questo, ma Gesù stava parlando ai discepoli, dice: ma il Padre vostro, il vostro Padre che è nel cielo, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cosa devi mangiare, cosa devi vestirti, che devi pagare le bollette, che devi pagare il mutuo di casa, che devi pagare la rata della macchina, che devi pagare i debiti che hai fatto prima di arrivare al Signore. Dio sa tutte queste cose. Dio sa tutti i danni che hai fatto, che tu devi riparare. Lui è pronto a riparare tutto. E Dio, Gesù stava dicendo: il Padre sa quali sono i vostri bisogni. E poi il versetto 31 dice: se farete in modo che il regno di Dio sia il vostro primo interesse, Dio vi darà tutto il resto. Ripeto, se farete in modo che il regno di Dio sia il vostro primo interesse, qual è il primo interesse nostro? Qual è il nostro primo interesse? La mattina quando ci svegliamo, cosa pensiamo la prima cosa? Al caffè? Prima di conoscere il Signore, io prima del caffè avevo la testa alla sigaretta, spero che, insomma, non hai la testa alla sigaretta quando ti svegli la mattina, almeno spero. Dice: se farete in modo che il vostro primo interesse sia il regno di Dio, Dio vi darà tutto il resto. Sai una cosa? Cristo ti ha portato, ci ha portato nella giusta posizione di figlio. Sono le persone che non sono figli che si affaticano per le cose di questa vita, per andare dietro affari, cosa devono vestirsi, cosa devono mangiare, come pagare le bollette, come guadagnare 100 euro in più, come fare affari. Dice: ma se il vostro interesse è prima il regno di Dio, tutte queste cose Egli ve li darà, non sarai tu a andare a prenderli. E poi il versetto 32 dice: perciò non temete, o piccolo gregge, perché è stata una gran gioia per il Padre vostro darvi il suo regno. Perciò dice: non temete, o piccolo gregge, perché è stata una grande gioia per il Padre vostro affidarvi il suo regno. Ascolta, è stata qualcosa di iniziativa di Dio poter prendere, grazie, è stata iniziativa di Dio, non è stata iniziativa nostra, è stata iniziativa di Dio poter prendere la parola, tutte le istruzioni e tutte le indicazioni riguardanti tutte le promesse, le ricchezze, la gloria, la guarigione, l'eternità, tutto quello che abbiamo bisogno, è stata iniziativa di Dio prenderla e dartela, prendila e mettertela nelle mani. Ha provato gioia Dio quando ti ha dato la ricchezza, questo testamento, ti ha dato questa eredità. Ora, per conoscere l'eredità e per conoscere il regno di Dio devi aprire. Devi conoscere, devi studiare per prendere tutto quello che c'è scritto in queste pagine e tutto quello che realmente c'è in cielo e che tu ed io dobbiamo portare qua sulla terra: la guarigione, ricchezza, prosperità spirituale, esercitare l'autorità è qualcosa che ci spetta, ragazzi. È stato dal Padre, ha provato gioia nel dartelo.
Non sei tu che te lo vai a prendere, ma il Padre già te l'ha dato. Gesù disse ai discepoli, è stata gioia del Padre darvi tutto questo. Ora quanto valore diamo alla parola, a questa eredità, a questa grande ricchezza? Quanto crediamo in quello che papà ci ha lasciato? Quanto l'abbracci la parola di Dio? Quanto è importante per me, per te? Stai cercando la prima cosa, il regno di Dio? Qual è la tua prima priorità? È il lavoro? Sono gli affari? Prendere appalti? Qual è la tua prima priorità? Pulire la casa? Preparare da mangiare? Accudire figli? Non sono sbagliate accudire figli, preparare da mangiare, pulire la casa, andare al lavoro. Non è sbagliato, ma non è la prima priorità. La prima priorità è Lui. La prima priorità, il primo pensiero quando ti svegli è Lui. La prima priorità, piuttosto che avere successo in questo mondo, per le cose di questo mondo, è cercare la sua faccia per portare il suo regno qua sulla terra. Questa deve diventare, cari miei, la nostra prima priorità. E quando diventa la nostra prima priorità, noi saremo usati dallo Spirito Santo per compiere segni, prodigi, miracoli. Perché la tua predicazione non consiste in parole di umana sapienza, ma in potenza. E dobbiamo desiderarli, cari. Non avviene così per caso. È come quelli dice, io sto pregando che Dio mi ha promesso un lavoro, se non te lo vai a cercare il lavoro non ti viene a trovare a casa. Ascoltami. Dio ti ha dato tutto, ma perché tu possa avere la rivelazione della presenza di Dio, devi cercarlo. La tua prima priorità, la mia prima priorità, dice, ma io lavoro, anche io lavoravo. E io ti parlo da una persona, se non volete credere, c'è mia moglie che ve lo può dire. Io lavoravo e facevo il muratore. C'è stato un periodo della mia vita, ho finito di fare l'imprenditore, sono tornato indietro a fare, a lavorare, a piantare chiodi, a fare il muratore, a mettere mattoni sotto il sole, quando c'era nebbia, quando c'era l'umidità. E continuavo a lavorare quando mi bruciavano le spalle, quando mi venivano i dolori alla testa dall'umidità, continuavo a lavorare, ma appena finivo di lavorare, subito io andavo a servire il Signore. Non basavo, la mia attenzione non era sul mio corpo, la mia attenzione era a servire Dio. Perché la mattina prima di andare a lavorare, 2 ore, 3 ore prima di andare a lavorare, mi alzavo per studiare la parola di Dio, non perché dovevo andare a predicare, non ero un pastore, ero un semplice credente, l'ultimo della chiesa, in una chiesa nuova dove non mi conosceva nessuno. Il pastore non mi aveva fatto la promessa di farmi predicare, non ho mai predicato, almeno ricordo di non aver mai predicato a Cremona. Non era il pulpito, non era il mio trampolino di lancio. Mi alzavo, mi svegliavo alle 3 di notte, 3:30 di notte, mi facevo i miei studi, stavo con papà. Prima cercavo lui, cercavo la sua parola, cercavo le sue ricchezze, mi caricavo, prendevo forza, mi andavo a fare 8-10 ore di lavoro, finivo di lavoro, me ne andavo a servire il Signore. Tornavo a casa, mangiavo, dormivo 4 ore, mi alzavo alle 3, 3:30 di notte, 4, mi facevo i miei 2 ore, 3 ore stare con la parola, mi scrivevo i messaggi, approfondivo, permettevo allo Spirito Santo di ministrare la mia vita, mi facevo il caffè, gli davo bacino a mia moglie, me ne andavo a lavorare, mi facevo le 8 ore di lavoro, 10 ore, 9, 11, 12, dipende che, me ne tornavo a servire il Signore. Ritornavamo a casa, stessa identica cosa. Questo mi ha portato a poter onorare e servire il Signore e sono grato di poterlo servire. La mia prima priorità non era quella di fare affari. La mia prima priorità come figlio di Dio, non come pastore, perché non aspirate, dice faccio il pastore e poi quando faccio il pastore, no, tu devi iniziare da figlio, perché la tua identità è figlio, la tua identità non è il pastore. Quella è la funzione che svolgi come figlio. La tua e la mia identità, siamo figli, la funzione che svolgiamo, il lavoro che svolgiamo come figli è fare il pastore perché lo serviamo.
Non ci ammaliamo la testa, cari fratelli, che noi ci identifichiamo col pastore, con l'apostolo, col ministro, col leader, o mettici tutto quello. La tua identità è figlio. Gesù disse il Padre vostro. Non li chiamò che voi siete discepoli, apostoli, ma li chiamò il Padre vostro. Stava dando un'identità. La nostra prima identità è essere figli maturi che poi serviamo al Signore nella funzione di Sela. E se fai in modo che il regno di Dio diventi la tua prima priorità, la tua vita sarà benedetta, il tuo matrimonio sarà benedetto, risponderai alla chiamata di Dio, la tua famiglia sarà benedetta, le tue finanze saranno benedette, le promesse di Dio si adempiranno nella tua vita, nella tua casa. Ma quando noi camminiamo nel disordine, che tutte le prime priorità sono altre cose, il cinema, gli amici, il lavoro, i soldi, il successo, gli affari, la posizione anche nella chiesa, se tutte queste cose diventano la nostra prima priorità, e non è il regno di Dio, la relazione col Padre, noi siamo fuori l'ordine, e fuori l'ordine Dio non benedice mai nessuno. Io vi voglio incoraggiare questa sera, lo Spirito Santo ha stravolto totalmente tutto. Io vi voglio incoraggiare a cercare prima di ogni cosa il regno di Dio, perché lo Spirito Santo vuole manifestare segni, prodigi e miracoli. Vuole guarire, vuole liberare, vuole sanare. La Bibbia dice c'è un grande popolo in questa città. Parla e non tacere. E quanto a me, io parlo e non taccio. E grazie a Dio, Dio mi ha dato la lingua del discepolo per poter evangelizzare. Io non ero abituato a stare davanti alle persone a parlare, a predicare, ma grazie a Dio per la sua grazia mi ha sciolto la lingua. E seppure ti stanchi perché predico 4, 5 ore, 6 ore, non mi interessa niente, io parlo perché Gesù dice la parola. Lo Spirito Santo disse a Paolo, parla e non tacere. Noi dobbiamo parlare e predicare la verità, che la potenza della verità cambia e trasforma la vita delle persone. Amen. Fratello mio, amici, andiamo con serenità e pace, perché i soldi non fanno la felicità, però servono per andare avanti e per crescere. Ti ringrazio per come il Signore Gesù. Amen. Ok, chiudiamo con un canto. Tre passerò.